Mister, dopo la vittoria col Pietrasanta, un'altra partita importante a distanza di 4 giorni, tante energie spese domenica, soprattutto mentali, qual era l'insidia più grossa di questa partita? Ah, era proprio questa, quella di aver lasciato tante energie nervose domenica scorsa col Pietrasanta. Invece devo dire ancora una volta bravi a tutti i ragazzi perché hanno interpretato la partita nella maniera giusta, con intensità, con qualità. Questa squadra è forte, lo sappiamo, e quindi passa tutto da noi, però è anche vero che non è mai facile, si dà tutto per scontato delle volte, quando invece non è così, quindi questo va proprio a merito dei ragazzi per quello che stanno facendo dall'inizio dell'anno e le soddisfazioni che stanno portando a questa società, a questa città, e dai, sono contento soprattutto per loro. Ecco, a mio avviso un tuo grande pregio è quello di cambiare la formazione anche in avvenimenti importanti, però la squadra mantiene sempre il solito gioco, la solita intensità, anche se cambi pedine che tipo Tamberi, Balestri, Brondi, insomma gente che può giocare qualsiasi partita. L'hai cambiati, hai cambiato modulo, hai cambiato formazione, ma la squadra reagisce sempre alla grande. Che devo dire, queste sono le più grandi vittorie per un allenatore, avere un gruppo di 20 giocatori che tutti quanti si danno da fare durante la settimana, che sono vogliosi, che non fanno facce storte quando devono star fuori, e credo che questo veramente sia la più grande vittoria. E quindi noi dall'inizio dell'anno che alterniamo i due moduli li facciamo bene, secondo me tutti e due ce l'abbiamo nelle nostre corde, sia come singoli che come qualità di squadra, quindi ho questa fortuna di avere soprattutto giocatori bravi e poi duttili e soprattutto uomini veri, ragazzi fantastici. Ecco, ora poi inizierà da febbraio la fase nazionale, si giocherà ogni 3 giorni, hai paura di perdere energie per il campionato? Quello lo vedremo, io sono convinto che siccome è una competizione a cui vorremmo, insomma, andiamo, perché è giusto che adesso che usciamo fuori dalla regione ci confrontiamo anche con squadre di altre regioni, e quindi ci teniamo, vedremo anche col prof di gestire bene la cosa, sperando che non ci siano soprattutto infortuni, e poi adesso io credo che si possa gestire qualcosina, però poi è anche vero che ragazzi di 20 anni, 25, e giocare ogni 3 giorni non deve essere un problema, anzi deve essere ancora più, ti deve dare quella forza in più per allenarti bene, per preparare bene durante la settimana nella vita privata quella che può essere poi, quelli che possono essere gli impegni delle partite, quindi siccome da questo punto di vista so che sono ragazzi intelligenti, e è chiaro, poi abbiamo la fortuna adesso in questo momento di avere un vantaggio che ci rende relativamente tranquilli, perché 7 punti possono essere tanti ma possono essere anche niente. Ora domenica già abbiamo una partita importante, impegnativa a Pescia, su di un campo che sicuramente non agevolerà le nostre caratteristiche, avremo anche degli squalificati, e quindi però ne venissero di annate così come sta venendo fuori questa.